Signore e signori, abbiamo il piacere di annunciarvi che questo film, premiato alla 14ª Mostra d'Arte Cinematografica a Venezia con il Leone d'Argento, sta per arrivare nella nostra città. Chi sono i vitelloni? Perché si chiamano così? Dove vivono? Cosa fanno? Chi sono i vitelloni? Ma chi sei? Oraldo. Chi sei? Oraldo. Non sei nessuno. Non siete nessuno. Questo film ha riportato a Venezia il più grande successo di critica e di pubblico, perché ogni spettatore ha riconosciuto nei personaggi del racconto un po' di se stesso. Ognuno si è sentito un po' vitellone. Ecco che andrei in Africa io, con Lester Wilson. Perché con Frank Amarsi no? Frank Amarsi, Ginger Rogers. Grazie. No, no! Basta! Scanzonato, spregiudicato, coraggioso e soprattutto divertente, questo film vi riempirà di sensazioni nuove. Ritroverete voi stessi, i vostri amici, i vostri parenti, le vostre donne. Giuro sulla tomba della tua povera mamma che questa è l'ultima mascalzonata che fai. Il padre di quella ragazza è un galantuomo come me. È un film che non vi racconta bugie. Momenti di spensierata allegria si alternano con altri di desolato sconforto. E dove vai? Non lo so, parto, non lo so. In vettura, in vettura! Sandra, ma che fai? Piangi. No, no, no. Ma sì, stai piangendo, che hai? Che t'ho fatto? Ho paura. Paura? Ma di che? Le speranze più accese e le delusioni più feroci. Per me tutto quello che mi ha detto, stavo per abbandonare tutto, i miei sogni di ragazzo, le mie speranze. Tutta la vita di una cittadina di provincia in un film indimenticabile, ideato e diretto dal più originale regista italiano, Federico Fellini. Se non torna m'ammazzo. Tu non t'ammazzerai mai. Sei un vigliacco. Franco Interlenghi, nel tormentato personaggio di Moraldo. Alberto Sordi, il più incosciente dei vitelloni. Franco Fabrizi, cinico e puerile. Leopoldo Trieste, l'intellettuale della compagnia, l'artista ambizioso. Riccardo Fellini, ottimista e spensierato, hanno dato vita ai cinque vitelloni. Non li dimenticherete più. E insieme a loro, Leonora Ruffo, nella dolce e patetica figura della sposina umiliata. E ancora Jean Brochard, Claude Farel, Carlo Romano, Arlette Sauvage, Enrico Viarisio, Paola Borboni e Achille Maieroni.